io non utilizzerò più spessori così sottili sotto il centimetro, perché ho molta difficoltà a trovare chiodi che siano al di sotto del centimetro, e quindi gli spessori devono andare almeno da un centimetro in su, almeno per i chiodini che trovo io. E come vedete qui è uscito il chiodo dall'altro lato, quindi ho dovuto diminuire l'altezza del chiodo e devo fare il piccolo restauro. Questo è successo mentre montavo alla mostra. Questo è un danno che ho causato io con tutta la protezione. E purtroppo le tavole hanno il difetto che saltano con molta facilità gli spigoli, e quindi si deve stare molto attenti nel trasporto e durante le mostre a proteggere bene gli spigoli, e da oggi in poi mi riprometto di farlo per come si deve. Purtroppo non si riesce a coprire, quindi devo stuccare e chiudere il buco e ripassarlo poi con il nero. E mi sa tanto che devo dare una mano di nero a tutta la tavola per uniformarla di nuovo. L'abbiamo fatto un pochettino scuro con il nero, in modo che la copertura avvenga con minori mano possibile. Poi daremo un colpettino con la carta vetrata e poi tinteggiamo. Anche questo che è caduto per terra, gli hanno messo addirittura pure il piede addosso. C'è una scarpa da tennis poggiata, quindi è caduto per terra e lo hanno pure calpestato. Ovviamente si sono danneggiati gli spigoli. Qui è venuto via il colore, perché il punto dove è stato poggiato il piede. E gli spigoli devono essere ripresi, soprattutto questo. Vediamo, facciamo un po' di stucco con colla e segatura di legno e poi lo carteggiamo e cerchiamo di riprenderlo. Vediamo come possiamo ricostruirli, sia questo che questo. Qua ne è saltato un pezzo, insomma c'è stato un danno che non è indifferente. Qui ora non solo devo ricostruire lo spigolo, ma devo poi rifare tutto il nero. Tra l'altro ci sono questi riporti e devo vedere come potrei fare, perché le linee, come sapete, non sono semplici da fare, sono molto complesse, e quindi riprenderle è un problema. Penso che ne passerò dicembre. Poi come diavolo si è potuto fare sto bando? Passerò a dicembre a restaurare quello, sperando che 15 giorni ne passano. Questo è un quadro che è già del proprietario, tra l'altro fatto ad olio, quindi è molto più complicato. Per fortuna non è verniciato, quindi almeno non devo togliere la vernice pure. Anche questo è, c'è il chiusino che è molto danneggiato. Io non capisco che diavolo hanno, sinceramente parlando non so che diavolo hanno combinato. Cioè sono caduti i pannelli a terra con tutto il quadro appeso, quindi proprio è cascato tutto per terra. Boh, non lo so che diavolo hanno fatto, non lo so. Qui ho dei danni qua sopra, il bordo non lo ricostruisco perché è poco, qui è rovinato pure, qui è rovinato pure, qui sono rovinati, e quello che è più rovinato è qua, che per fortuna è solo nero. Diciamo che questo me ne dovrei uscire con poco, fermo restando sempre che il nero lo devo ridare di nuovo tutto.
sembra che sulla superficie non ci siano danni. Dovrò aspettare altri 3 mesi perché il colore che darò qui non mi consentirà di riverniciare il quadro. Già erano passati quasi 6 mesi per la verniciatura. Come sapete, l'olio necessita di un lungo periodo prima di essere verniciato, ma non posso farlo se prima non asciuga il colore. Quindi dovrò aspettare altri 6 mesi se ne parli in estate. C'è il volto fortemente danneggiato. Questa era una tavola acquistata, quindi era perfetta. Gli spigoli, qui c'è un po' di danneggiamento. Questo qua si è proprio fatto, lo spigolo deve essere ricostruito. Quest'altro lato, i danni maggiori comunque li ha avuti da questa parte cadendo per terra. Vabbè, questo diciamo è quello che ha riportato forse meno danni di tutti. Vediamo adesso le domande note. Questo è quello che si è danneggiato più di tutti, anche perché è stato realizzato come un composito, non è legno, quindi è pesante. Per quel discorso dei chiodi preferisco utilizzare dei supporti che sono un pochettino più spessorati rispetto a quelli delle tavole in legno. E quindi ho voluto fare una prova per vedere se come supporto andava bene. Non so se lo continuerò ad utilizzare. Comunque questo è quello che ha subito più danni di tutti, perché ha una parte che qui che si è proprio, gli spigoli sono non da rifare, questo è da rifare sicuro, questo è da rifare, da ricostruire. Ma quello che mi dà più da pensare e mi darà sicuramente più da fare è questo, che come vedete qui ancora c'è una parte sollevata. Questa diciamo è la parte più ammalorata. Penso di ricostruirlo con dello stucco di legno, magari scavo un pochino e cerco con gli stringenti di rimettere di nuovo la tavola in orizzontale. In questo momento è rigonfia, lo spessore è aumentato rispetto a come era prima. E niente, vediamo come possiamo fare. Questi già li possiamo togliere sin da adesso e qualche cosina ancora la toglierò con lo scalpello. Come potete vedere il legno risulta rigonfio, quindi deve essere riportato allo spessore originario, perché sennò quando si guarda questo quadro si vede questa bruttura. Vediamo come potete fare. I quadri sono stati sollevati da terra con le mani sporche e quindi devo vedere se
posso pulirlo perché ancora non è verniciato. Qua ci sono le impronte levigate e non si sono neanche lavati le mani quando li hanno raccolti da terra, e quindi mi hanno lasciato pure le impronte nel quadro. Tra l'altro questo fondo io non ce l'ho conservato, quindi devo necessariamente, e se non si levano con l'acqua, con un pochettino di acqua, devo necessariamente ripassarlo tutto quanto da capo. Insomma, un bel lavoro. Se va tutto male, un mese di lavoro pieno.